laboriosa e una bambina con le idee chiare. Era la piccola Maria Teresa, che aveva tanta voglia di studiare. E non appena diventò maestra, aprì una scuola in città per le ragazze bisognose, malate di povertà. E fu chiamata da Don Palazzolo, diresse il suo oratorio femminile. E sull'esempio di quel santo uomo, un giorno lei si consacrò al Signore. E poi le suore delle poverelle, insieme a lui fondò. E a tante opere caritatevoli si dedicò. Suor Teresa, Gabrieli, grande educatrice tu. Suor Teresa, Gabrieli, conosciamo le tue virtù. Tu sapevi consolare i poveri, stavi al fianco dei più deboli e dimostravi la tua umanità chiedendo aiuto a Gesù per chi soffriva di più. Don Palazzolo rimase custodito nel suo cuore. Se c'è chi soffre e viene lasciato solo, è proprio lì che noi dobbiamo andare. Così le suore delle poverelle sono una realtà, e grazie a Suor Teresa sono presenti in questa società.